sono sempre più frequenti le contaminazioni tra mondo dell'auto e mondo della tecnologia. Infatti qua al Mobile World Congress, che è la più grande fiera dei cellulari e della tecnologia in generale del mondo, Ford presenta nuova Kuga con il nuovo Sync 3. Eccolo qua, porta a bordo della nuova Ford una grossa novità, ovvero la possibilità di attivare o CarPlay per dispositivi iOS oppure Android Auto per dispositivi Android. Io ho qua un nuovissimo appena presentato Galaxy S7, lo collego via USB, ovviamente questa è una simulazione di quello che possiamo trovare in vettura, e vedete, si attiva subito la modalità Android Auto. Cos'è Android Auto? Semplicemente un'interfaccia semplificata di Android che possiamo utilizzare direttamente con le dita su questo schermo, che è capacitivo, quindi reagisce molto bene al touch, al tocco, e abbiamo, vedete, 5 opzioni. Inoltre è compatibile con WhatsApp e con tanti... Ecco il messaggio. Ciao Andrea, muoviti a finire il video, siamo in orario aperitivo, Luca. Puoi premere il pulsante vocale e dire rispondi. Luca è sempre ironico e simpatico, si può rispondere direttamente dalla macchina con i comandi vocali, ci legge i messaggi, non solo i WhatsApp ma anche gli SMS, e vedete qua questa schermata che ci dice quello che è successo, com'è il tempo, dove ci troviamo, le ultime chiamate, insomma una sorta di home che ci riassume la nostra giornata, è Google Now fondamentalmente. Abbiamo poi la possibilità della navigazione tramite mappe di Google, quindi Google Maps, compreso il traffico, compresi i nostri luoghi recenti se ci siamo registrati con il nostro account di Google. Poi abbiamo la possibilità delle telefonate, ovviamente con i preferiti che abbiamo sul cellulare, si sincronizza automaticamente il cellulare e vettura una volta che si collega al cavetto, e anche la connettività Bluetooth viene attivata e diciamo il riconoscimento è automatico semplicemente collegando il cavetto, quindi anche il viva voce telefonico ovviamente non ha bisogno di configurazioni ulteriori. Abbiamo questo pulsante per tornare alla home page, che ovviamente si può scrollare, vediamo i messaggi precedenti, e abbiamo la possibilità anche di ascoltare ovviamente la musica, ma non solo su Google Play Music, ma anche per esempio su Spotify che abbiamo installato, ci sono parecchie applicazioni disponibili e compatibili con Android Auto. L'ultima funzione è quella che ci permette di uscire da Android Auto e utilizzare il Sync invece come mamma Ford l'ha pensato. Allora stacchiamo il cellulare e vi faccio vedere l'interfaccia, una prima infarinatura, poi quando avremo in prova Kuga con Sync 3 faremo degli approfondimenti su questo sistema di infotainment. Prima di tutto abbiamo qua sotto 5 scorciatoie rapide, la prima per andare all'audio, e abbiamo tante sorgenti. Perché abbiamo Spotify anche qua? Perché vi ricordo che il Sync è compatibile con parecchie applicazioni sia del mondo Google sia del mondo iOS, una per esempio è Spotify. In questo caso non c'entra niente Android Auto, bensì il Sync ha riconosciuto che sul mio cellulare c'è installato Spotify e quindi me l'ha attivato, e posso utilizzare Spotify direttamente dal cruscotto della vettura, quindi dal sistema infotainment. Ma torniamo all'audio con le sorgenti disponibili, c'è anche il Digital Audio Broadcasting, il telefono, vedete l'interfaccia non è più quella di Android ma è quella nativa del Sync, che ha ingrandito le icone, molto più comode da cliccare. Perdiamo la prerogativa del Sync 2 con la divisione, diciamo, a quattro parti del display, ma abbiamo un'interfaccia secondo me forse più semplice. Funzionalità navigatore, vi ricordo che questo non è più Google Maps ma è il navigatore integrato di Ford. Andiamo un attimo nel menu per vedere come possiamo personalizzare la schermata, come possiamo andare a impostare le preferenze della mappa, del percorso e della navigazione. Torniamo indietro. Il menu delle applicazioni l'abbiamo visto prima, e poi abbiamo il menu delle impostazioni dove possiamo andare a configurare tutto quello che vediamo qua sul display. Insomma, ci sembra un sistema che si è evoluto, è arrivato la sua versione 3.0, l'interfaccia è stata semplificata, ma soprattutto il supporto a Google Auto e CarPlay porta veramente una marcia in più a questo Sync 3, e spero di provare presto sulla Kuga.